Questo programma è presentato da Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli. Amici e spettatori, bentornati all'appuntamento con Istituzioni e Cittadini. Vi presento gli ospiti in studio, il Patrizio Erca, dottor Patrizio Erca, economista, revisore contabile, è molto conosciuto oramai di questa trasmissione. Ogni volta che parliamo di economia è il nostro ospite prediletto. E oggi ci aiuterà in questo percorso anche l'avvocato, il professor Leonardo Ercoli, penalista e docente di diritto. Ripeto, in questo percorso soprattutto credo ci aiuterà a comprendere meglio qual è la situazione, perché il tema sarà tasse, lavoro, impresa. Il nostro padrone di casa, Franco Lattanzi, che è in collegamento esterno con noi, imprenditore, editore televisivo, come ben sappiamo noi. Quindi come è pronto? Eccolo qua, benvenuto Franco, e quindi rimarrà tutta la trasmissione come se fosse qui in studio con noi. E dicevo, per l'impresa, con tutto quello che questo consegue dal punto di vista della capacità italiana di fare impresa, io credo di non rivelare nessun tipo di novità nel dire che se nel dopoguerra il paese è risorto dalle macerie è perché soprattutto la piccola e media impresa è stato il punto fondamentale del traino della nostra economia. Sì la Fiat, sì le grandi imprese italiane, sia quelle pubbliche che quelle statali, però poi quella grande miriade di tante piccole imprese, soprattutto che nascono con una concezione di stampo familiare. Mi viene sempre di fare un esempio quando parlo di queste cose, pensate a quel tratto di autostrada che va da Verona a Milano, no? È un stabilimento dietro l'altro, ognuno si occupa di attività diverse, normalmente sono una cinquantina di dipendenti, l'impresa a gestione familiare, e sono in erbo la parte forte dell'attività economica, della ripresa del nostro paese. E Franco Lattanzi credo che da questo punto di vista rappresenti proprio l'esempio più classico, anche se la sua azienda va ben al di là dei 50 dipendenti. Ecco, oggi se dovesse dare un consiglio a un giovane, fai impresa in Italia, qual è la differenza tra quando è partito lei con la sua famiglia ed oggi? Beh, diciamo che la difficoltà a fare impresa oggi in Italia è veramente problematica nel lato del fisco, problematica nel lato delle leggi, problematica nel lato di rilascio di permessi per fare un'impresa. Tanti ragazzi hanno voglia di fare impresa, moltissimi anche, faccio un esempio, vorrebbero fare un'azienda, una piccola azienda, però già per dire dopo il primo anno che devono pagare le tasse, devono pagare anche per l'anno dopo, sappiamo come funziona, già li mette in crisi, non ho conosciuti tanti, mentre prima era tutto più semplificato a livello diciamo di lavoro, possiamo dire questo, uno si metteva lì, lavorava, tante regole non c'erano, tanti problemi di oggi a livello tecnico, sociale. Faccio un esempio pratico. Prima era facile aprire senza tanti problemi. Oggi, prima di aprire, devono venire tutti quanti al controllo per la tua azienda. Quindi, una volta c'era una barzelletta su un telefonino, sui messaggi WhatsApp, in cui facevo vedere, apriva uno straniero, usciva il fumo per quello che è, diciamo, il locale in massimo livello di non idoneità, nessuno dice niente. Con un italiano, una piccola azienda, magari un piccolo ristorante, vigili del fuoco, vigili urbani, veterinari, ASLE, sindacati, non manca nessuno. Cioè, quindi fare impresa oggi per uno che deve iniziare, e se inizia non è perché c'ha troppi soldi, ma li deve fare,
per poter mandare l'azienda, a meno che non c'erano i grandi investimenti, ne fai un'altra, ma se no un giovane che si mette lì con tutto il popò di burocrazia che deve sorpassare, tutto il popò di spese che deve fare, l'affitto del locale prima che aprirlo attraverso tutte queste leggi che dovrebbero essere semplificate, paga l'affitto e poi quando alla fine ce la fa manco per mandare avanti l'azienda perché sono finiti i soldi. Non parliamo, come ho detto prima, delle tasse. Lo Stato dopo un anno o due anni massimo vuole i soldi del tuo fatturato, se hai guadagnato poco tanto. Però noi abbiamo un procedimento in cui anche una nuova attività, quando fa il primo anno di denuncia di redditi, paga le tasse sul primo anno, ma poi anticipa anche il secondo. Quindi anche quella è un'altra surplus del discorso di poter tirar fuori dei soldi. Allora oggi fare un'impresa per un giovane è veramente problematico, a meno che non si trova un sistema per aiutarli attraverso il sistema economico dello Stato, cioè dargli degli incentivi, perché quello la realizzazione ecco. Di Lattanzi, lui chiede proprio, ma la differenza tra quando è partito, che lei ce l'ha raccontato già in un'altra trasmissione, no? Siete partiti con la famiglia, no? La famiglia insieme arriva a Roma e mette in piedi questa struttura straordinaria che spesso vediamo nella pubblicità. Ma qual è la differenza tra il clima di allora e quello di oggi? È un clima, molto, come ti ripeto, molto diverso. Oggi è una massa di burocrazia. Prima era una massa tranquillamente di voglia di lavorare. Infatti sono fatte le imprese che, diciamo, circa 10 anni fa, 9 anni fa, c'era un discorso di circa 30 milioni, 35 milioni di medie piccole imprese che davano lavoro a 30 milioni, 35 milioni di operai, di collaboratori, eccetera. Ed è una cifra enorme, ma erano tutte piccole e medie aziende, perché l'azienda media al massimo che arriva a 200 operai. Ora il discorso qual è? Fare un'azienda oggi che parti dal paesino, vieni a Roma come si faceva, no, io ero piccolino, cioè avevo 5 anni, aveva fatto mio padre, ti faccio un esempio, nella mucineria c'era mia madre che puliva le budella del maiale. Oggi fai una cosa del genere e ti arrestano, è ovvio, no? Cambia completamente. Però venire da fuori, c'è cioè, ci si riesce anche a fare un'azienda, però deve essere un gruppo familiare unito. Come ti ripeto, però il problema di riaprire aziende anche che vengono da fuori è quello del problema burocratico. Allora, le chiedo una cosa, ecco, voi siete partiti come nucleo familiare, quanto eravate? E quanti siete oggi con tutti gli addetti che ruotano intorno alla sua azienda? Eravamo mio fratello, mia sorella, mia madre, io e poi c'era un cugino, ogni tanto due cugini. Poi abbiamo fatto all'anno millimetro, erano da 5 operai. Beh, oggi siamo 300 tra tutte e due le aziende. È diverso. Oggi siete? 300. 300. Allora, abbia pazienza un attimo, perché adesso sentiamo i tecnici, no? Da questo punto di vista c'è la giustizia che non ci aiuta, però. Chiedo al professore. Non vuole essere una domanda cattiva, però è un dato di fatto, credo. Abbiamo già avuto modo di parlarne di questo, no? Abbiamo detto già che purtroppo per recuperare un credito ci vogliono dai 3 ai 6 anni, quindi lo strumento lo conosciamo tutti, è il decreto ingiuntivo. Chi deve recuperare un credito su una fattura non pagata deve attendere dai 3 ai 6 anni, quindi la giustizia sicuramente non aiuta. Vedremo se la riforma della giustizia invece proposta dalla ministra Cartabia, questo qualcosa dovrebbe cambiare sui tempi della giustizia, no? Abbiamo già visto questo. Allora, questo è l'angolo, come diciamo, dal punto di vista dell'uomo di giustizia, sì. E poi invece l'operatore che fa i conti con le imprese quando fa la denuncia degli utili quando ci stanno, che succede? Parliamo del prospetto che lo facciamo vedere, c'è un prospetto che Patrizio Verca ci ha inviato. Se non riuscite a leggerlo, ve lo diciamo in poche parole. C'è una struttura che, come dire, incassa 48.000... Magari posso commentarlo io tranquillamente. Allora, prego. Dove, cioè, questo... Però dico subito all'inizio come l'hai definito prima di entrare in trasmissione. Certo. Cioè non è evasione fiscale, è estorsione fiscale. Assolutamente. Questo è un esempio che, diciamo, di una dichiarazione dei redditi fatta non... per l'anno 2019, non fatta per il 2020 perché saranno sicuramente pure aumentati, diciamo, i parametri fiscali. Comunque, per una ditta individuale in contabilità semplificata che apre 1 gennaio dell'anno
alla fine dell'anno realizza un utile, un reddito di 48.000 euro, quindi circa 4.000 euro al mese, deve pagare le imposte IRPEF, le imposte IRAP e deve pagare anche i contributi INPS personali, ovviamente, no? Che vanno pagati ovviamente all'INPS per la propria posizione previdenziale. Bene, il primo anno, oltre ai saldi di imposta, lo Stato italiano, per aiutare le aziende, diciamo, nel loro primo anno d'attività, cosa fanno? Però è un eufemismo, il termine certo, aiutare è un eufemismo. È una presa in giro, però lo devo spiegare. E, oltre a chiedere i saldi di imposta, chiedono anche gli acconti di imposta, ossia le imposte che devi pagare, le devi pagare anche per il secondo anno in anticipo, tra giugno e novembre dell'anno successivo. Quindi nel conto nostro, questo qui, per un contribuente che ha una ditta individuale, contabilità semplificata, che paga, cioè che ha realizzato un reddito di 48.000 euro, reddito d'impresa, le imposte da pagare complessive su 48.000 euro di reddito sono 49.795. E 60 ripeto, centesimi. Su 48.000 sono 49.795,60 centesimi. Questi conteggi li ho semplicemente presi da una, diciamo, una dichiarazione dei redditi fatta, diciamo, con i programmi Buffetti e Bridge, quindi esce fuori questo dato. E quindi un contribuente che vuole stare in regola deve pagare su 48.000 euro 49.700 rotti di imposte, che è pari al 103,74% di prelievo fiscale sul reddito. Quindi se uno inizia l'attività, oltre che deve avere i soldi per diciamo mantenersi un anno, deve avere anche deve avere anche, diciamo, una somma disponibile superiore rispetto a quello che ha guadagnato l'anno precedente. Questa è la situazione in Italia. Allora, sentiamo l'imprenditore, no? Ritorniamo da Lattanzi, perché siccome l'esempio... Mette in dubbio questi dati, gli mando a casa la dichiarazione dei redditi e le deleghe F24 per pagare. Questo tanto per capire, perché uno dice, ma non è possibile, ecco, mi mandate una mail in redazione e io vi mando la dichiarazione dei redditi con le deleghe F24, poi dopo parliamo. Io non a caso stavo dicendo sentiamo l'imprenditore, partendo dal presupposto che questo è un esempio di scuola, quindi non è una cosa inventata che no, nasce così dalle farneticazioni di questa redazione. Chi ha dei dubbi, gli mando la dichiarazione e l'F24. Un imprenditore che si trova di fronte a una situazione di questo genere, un commento da chi queste cose magari ci fa i conti tutti i giorni. Prego, Lattanzi. Sì, no. Lui ha pienamente ragione, guarda, al 100% il nostro grande commercialista è quello che dicevo prima, perché a un certo punto le aziende giovani non aprono, perché si trovano in questa difficoltà qui, ovviamente non hanno più soldi, devono pure pagare le tasse. Ora, il discorso qual è? Prima di tutto il discorso per aiutare chi ha veramente voglia di fare, come in America dice, è quello di tralasciare per 3 anni circa, lasciar pagare, firmare le tasse per mai terminare. Rendere molto più agibile il sistema di poter formare una piccola azienda come abbiamo fatto noi con 4 persone oggi sono 300. Una volta facemmo un discorso con dei senatori in cui c'era il problema della disoccupazione. Ragionamento molto semplice, guardi, quello che poi, come ho visto anche dalle tasse, lo Stato italiano è sempre preoccupato per pagare la disoccupazione, 600-800 euro pure la cassa integrazione. No, te feci questa domanda, visto che siete tanto preoccupati, perché non lasciate liberi gli imprenditori affinché possano assumere molti che sono disoccupati con un discorso di contributi molto molto più bassi affinché voi non pagate le 600-800 euro di, diciamo, di disoccupazione, quindi lo Stato risparmia. L'operaio prende un buon discorso di, diciamo, stipendio con l'azienda, che a sua volta poi, essendo uno che lavora, paga anche le tasse del 22% come minimo dell'IVA, che su uno stipendio di 20.000 euro che consuma quasi tutto l'anno saranno minimo 4-5.000 euro di entrate per lo Stato. 4.000 più 7-8.000 di disoccupazione sono 12.000. Lo Stato ha guadagnato 12.000 euro, ha risparmiato. Questa è la realtà. Mi scusi, poi c'è il commercialista, potrà spiegarcelo ancora meglio. Queste sono le aziende in Italia. Se si dà spazio alle piccole e medie imprese, che sono aziende sane, vere, non sono contributi dello Stato di qua, contributi dello Stato di là, tasse pagate all'estero, pagate di qua e di là, sta tutto qui in Italia.
E la ricchezza nostra, la salvezza dell'Italia dopo il dopoguerra, sono state le piccole e medie imprese. I piccoli imprenditori che sono venuti dalla campagna hanno cominciato a tirare su aziende. Io vi dico, qui siamo a Roma, voi siete a Roma. Tutto il gruppo Grosse fa parte di tutte le parti dell'Umbria, tutti ex agricoltori. Tutti i supermercati sono tutti ex agricoltori, tutti i salumifici erano anche ex agricoltori delle nostre parti. Io parlo del maiale, ovviamente, da Fiducia a tutto il resto. Hanno fatto una leggenda. Noi avevamo Fiorucci, per dire, a quel tempo che era Fiorucci Norcia, non quelli di adesso, era la più grande azienda d'Europa di salumificio. Ma sono partiti con una scarpa e una ciabatta, come si suol dire, con una scarpa e con una ciabatta, e hanno fatto un'impresa con migliaia di dipendenti. Questa è la ricchezza dell'Italia. Allora, Noi ci siamo. Sì, noi ci io siamo. adesso, Brattanzi, voglio raccontare un'esperienza che intorno agli anni Ottanta. Fui invitato dalla Confindustria Lazio a un dibattito sull'appunto il problema dell'imposizione fiscale e così via. E mi venne in mente di introdurre l'argomento partendo da qualcosa che stava accadendo in quei giorni negli Stati Uniti, in particolare nello stato della California, dove fecero un referendum chiedendo ai cittadini se volevano l'aumento delle tasse. Allora io immaginai se una cosa di questo genere, un referendum di questo tipo fatto in Italia. La risposta del popolo californiano fu sì, aumentate le tasse. Risposta, dov'era questo tipo di assenso? Da che nasceva questo tipo di assenso? Che lì i servizi vengono prestati in maniera straordinaria. Allora, la differenza è tutto qui. E sulla poi che queste cose, questi sacrifici che io faccio come cittadino non sono ripagati sul piano dei servizi? Prego. Fra l'altro, soltanto un piccolo appunto, in Italia non sarebbe Ti neanche. chiedo scusa, abbiamo una telefonata e poi Ah, ritorno prego, a te. sì. Pronto? Buongiorno, dottor Marco Rosato. Buongiorno. Io ho da porre una domanda, no? Sì. L'abbattimento delle tasse potrebbe costituire un forte contributo a un consistente aumento dell'occupazione? Lei Bella, be cosa ne dice? bella domanda, guardi, questo è uno degli argomenti che sta nel problema del cuneo fiscale, no? L'affronteremo subito dopo, quindi se lei ha pazienza di seguirci tratteremo anche questo Sì, argomento. Gra ok, grazie, grazie la di averci, ringrazio. grazie a lei. Allora, proseguiamo e poi andiamo su questo argomento qua. Facevo soltanto un piccolo chiarimento. Fra l'altro, nel nostro ordinamento giuridico neanche sarebbe possibile, perché sappiamo che il referendum abrogativo previsto Sì, dall'articolo però voglio dire, 75 non vediamolo dal potrebbe punto di cadere vista sulla materia fiscale. del suo significato intrinseco, però, Nel no? suo significato intrinseco, certamente, certamente. A livello tecnico non si può fare, perché questo Sì, ovviamente per sì, una motivazione, perché sì. se fosse permesso il referendum abrogativo sulla materia fiscale, tutti Lì voteremmo per addirittura non chiedevano pagare le l'aumento, tasse. quindi io dico no. Vabbè, certo, certamente. Allora, dov'è l'humus di questa contraddizione tra noi e quell'esperienza? Ma semplicemente cioè, gli italiani vedono due cose, sicuramente servizi che sono praticamente pessimi se non inesistenti e sicuramente anche si rendono conto che non si sentono assolutamente rappresentati da questa classe politica. E quindi pagare le tasse significa mettere i soldi in mano a queste persone qui e quindi vanno a finire in un buco nero che si allarga sempre di più e prendono sempre più risorse. Ecco, Quindi tu sostanzialmente è dici questa la nasce da questo questione. disamore nei confronti di chi rappresenta le istituzioni oggi? Assolutamente sì, questo che Indipendentemente dal purtroppo è colore. aumentato nel corso degli anni, è aumentato nel corso degli anni e sicuramente poi il fatto che la figura dello Stato è cambiata rispetto al dopoguerra, perché mentre prima c'era lo Stato che era il diligente padre di famiglia, adesso è diventato un nemico del cittadino italiano, un vero nemico addirittura, che per esempio anche in tantissime situazioni diciamo commerciali, nell'economia. Per esempio, anche in tanti altri aspetti, non entro nel merito, anche sanitario, eccetera, eccetera, e mette il cittadino italiano in secondo ordine rispetto, per esempio, a cittadini che non sono italiani, che sono qui, che stanno in questo paese qua. Senza entrare nel discorso, come al solito, dice uno se è d'accordo o non è d'accordo nell'immigrazione, ma comunque di fatto, gli italiani, quelli che percepiscono, è veramente lo Stato italiano nemico
del cittadino proprio. Questo è il dato oggettivo e quindi è chiaro che uno dei motivi, quindi tra virgolette anche diciamo dell'evasione fiscale, non è solo quella di necessità, perché per 48.000 euro di reddito, 4.000 euro al mese, non mi sembra che le persone si arricchiscono, e quindi è un'evasione fiscale proprio di necessità, di sopravvivenza, ed è diffusa, tant'è che lo stesso Sole 24 Ore nell'ultimo articolo di qualche giorno fa dice che comunque non è, cioè, è solo soldi che derivano da attività malavitose, ma addirittura su 210 miliardi la stimate, addirittura 18 miliardi di euro, quelle diciamo non, come si dice, attività che sono malavitose, e invece per quanto riguarda tutta la restante parte dice che è tutta una diffusissima evasione fiscale, come irregolarità elusive e furbesche molto, molto piccole, che però la somma fa il totale, ecco, sostanzialmente. Quindi diciamo che sostanzialmente c'è questo, diciamo, problema qui, che ripeto, l'evasione fiscale, che è un fenomeno diffuso dovuto alla sfiducia completa che il cittadino italiano ha dello Stato italiano. Abbiamo la pubblicità e poi ritorniamo con i nostri ospiti, compreso Lattanzi, che non vediamo, ma insomma continua a essere con noi. La pubblicità. La nostra cartoleria in via Francesco Marconi 2, zona Pineta Sacchetti. Offriamo prodotti di cartoleria, cartotecnica, forniture per ufficio e forniture scolastiche. Siamo un punto ricezione pacchi, affiliati punto Amazon Hub Counter, TNT Point, punto Poste e DHL Point. Presso il nostro punto potrete effettuare i vostri resi Amazon con DHL e punto Poste. Lego Infissi Roma propone infissi innovativi grazie ai quali si può ottenere un elevato isolamento termico e un alto risparmio di energia elettrica e gas, un elevato isolamento acustico, un maggiore comfort abitativo, eliminando fenomeni come muffa, condensa e umidità. Un innalzamento della sicurezza anti-effrazione, la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali e bonus fiscali con sconti fino al 50%. In sintesi, 5 punti importantissimi, come le parole che compongono il nostro slogan. La qualità è per sempre. Oggi sono venuto a trovare una norcineria eccezionale di un mio amico Lattanzi, un carissimo amico, e io da bolognese che amo i prodotti che ci sono qua, vengo a Roma qua, perché soltanto qua mi ricorda la mia Emilia, tutte le fabbriche di salumi e queste cose. Guardate, guardate. Vabbè, però c'è una sorpresa. Venite, venite. Guarda tutta questa serie di salami. La cosa bestiale che io ho detto, mi dà un po' di salame. Va bene, vorrei un panino col salame. Si è presentato con questo. Questo mi ricorda quando ero bambino che... capiamoci bene, quando ero bambino che mia nonna e mia madre appendevano tutti i salami al soffitto. Però se io ti dico dammi un panino al salame, io dove lo metto che c'ho un panino così? Dove ci sta tutto sto salame qua? È questo che non capisco. Quando venite qua, e verrò anch'io perché è veramente un amico, cerco anche di tirare un po' sul prezzo. Non chiedete più, voglio un etto di salame, un chilo di salame. No, voglio 2 metri di salame, 3 metri di salame.
poi a casa ve le dividete, chi vuole 42 centimetri, chi vuole 15 centimetri, e si va così il salame, non più a fette, a centimetri. Vabbè, bello, solo che c'ho sto panino, vabbè. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com. Bene, ritorniamo con i nostri ospiti sul tema che abbiamo annunciato all'inizio, quindi impresa, tasse, lavoro, tutte cose che sono fra loro collegate, e c'è stato già un riferimento, cioè, no, l'evasione fiscale, no, nel nostro paese tocca cifre... Un fenomeno generalizzato. Generalizzato, io mi riferisco a un dato di una persona indiscutibile, ci abbiamo una telefonata e poi ritorno sulla domanda. Pronto? Pronto, buonasera, mi chiamo Franco, senta, sono un cittadino, sto seguendo la trasmissione e la mia domanda è questa: con la riforma del catasto, credo, vorrei sapere in linea generale cosa succederà e se come conseguenza si determinerà una sorta di patrimoniale sempre sulla casa, se sarà la casa a subire le tassazioni. La ringrazio. Grazie. State prevedendo anche domande che erano intenzioni da fare. Quindi abbiamo già una risposta da dare su quella che era il cuneo fiscale e il catasto, ma finiamo un momento il ragionamento che stavamo facendo sull'evasione. No? Io stavo dicendo, mi rifaccio a un dato che in uno dei messaggi di fine anno del primo settennato del Presidente della Repubblica fece questa cifra esatta: abbiamo 125 miliardi di evasione e altrettanti 125 miliardi di mercato nero e malavitoso. Allora io aggiungo a tutto questo, poi abbiamo anche un altro fenomeno, perché si è detto, no, della persone che vengono qui, aprono imprese, cioè, e poi abbiamo però il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione. Mettiamo insieme un po' tutta sta roba qui, com'è possibile fare ordine? Partiamo dall'economista, poi andiamo all'impresa e poi al diritto. Per quanto riguarda l'ultimo argomento, la delocalizzazione la vedo un po' dura, visto che praticamente il problema dell'Italia è che non può mettere i dazi doganali come gli Stati Uniti. Questa cosa se ne dovrebbe occupare l'Unione Europea, però mi pare che l'Unione Europea si occupano, magari forse Francia e Germania, più dei loro interessi nazionali che degli interessi comunitari. Quindi non è che si preoccupano di fissare, per esempio, non so, dei dazi doganali perché devono tutelare il Made in Italy, anzi, forse magari preferiscono che questo Made in Italy non va tanto bene perché magari vendono i loro prodotti. Quindi no, c'è anche questo problema, che l'Europa c'è solo quando conviene magari a chi è più grande, come nel caso di questi due paesi. Quindi sicuramente la delocalizzazione è un problema grosso, perché ovviamente l'unico modo per combatterlo l'ha dimostrato Donald Trump mettendo i dazi, e infatti le aziende quelle grandi sono rientrate immediatamente a produrre negli Stati Uniti e subito c'è stata piena occupazione, poi dopo c'è stato il Covid, ma quello poi è un'altra storia, insomma. Allora voglio chiedere adesso invece all'imprenditore, no? Perché e poi c'è l'imprenditore onesto che paga le tasse tranquillamente con tutti i sacrifici che ci ricordava appunto pure Lattanzi, e mi chiedo, ma sentiremo poi anche l'aspetto giuridico, come poter affrontare una cosa di questo genere, perché ERCA faceva riferimento, come dire, a decisioni a livello politico, no? Però poi c'è anche qualche strumento giuridico che potrebbe essere messo in campo, e sì. Mi chiedo, ma quando Fiat, che sicuramente è stata una grande ed è una grande risorsa dell'economia del paese, ma ha avuto tanti vantaggi dalla realtà di questo paese, e poi abbiamo Mediaset e poi altre imprese eccetera che dicono: sapete che c'è, io adesso la sede legale la vado a mettere in Olanda o in un'altra parte del mondo. E due aspetti, Lattanzi: c'è un aspetto etico
e c'è un aspetto anche, come dire, di rispetto nei confronti di chi invece la cosa se la guadagna tutti i giorni e le tasse le paga stando qui e non si fa tutti questi orpelli ai quali abbiamo fatto riferimento. Che ne pensa lei? Allora, diciamo che le tasse è giusto pagarle, perché siamo pienamente d'accordo, come dicevate già nel ragionamento prima, però nelle tasse in Italia è un po' una anormalità. Perché? Perché non ci sono i servizi, non ci sono quello che realmente dovrebbe essere. Io faccio un semplice esempio, sempre delle tasse. C'era un discorso, una volta uno dice l'imprenditore è una mucca. La mucca mangia l'erba, produce il latte viene munto da quello che è la politica. Questo latte però deve essere distribuito a tutti quelli che hanno fame e quelli che sono i cittadini italiani. Però se tu questo latte lo sciupi, lo sprechi, non lo usi nel modo giusto, anche la mucca non trova più tanta erba, alla fine non farà neanche il latte. Questa è la storia dell'impresa. L'impresa è una ricchezza per tutto il popolo in tutto il mondo, ce lo insegna la storia, ce lo insegna la Repubblica Marinare, andiamo più vicino così ci si ricorda. Venezia è diventata potente, Genova è diventata potente, tutti potenti perché erano commercianti che portavano, diciamo, soldi all'interno della stessa, diciamo, città. Oggi evadere le tasse non è giusto, però andare all'estero è ancora peggio. Vi spiego il perché. Per esempio in Irlanda si pagava 1-2% di tasse, nello Stato italiano si pagava il 60-65%. Quindi è ovvio che il discapito va contro i cittadini che pagano regolarmente le tasse, gli imprenditori che pagano regolarmente le tasse non riescono ad accettare una concorrenza così forte che con il 2% di tasse e il 3% di tasse può benissimo diminuire i prezzi o fare altre situazioni che altrimenti non possono combatterla. Nella stessa città, nello stesso paese italiano, io pago una marea di tasse, come è stato detto giustamente dal nostro grande commercialista, e nello stesso tempo mi trovo a dover dire con la stessa azienda che l'altro paga pochissime tasse e quindi può fare il bello e il cattivo tempo di fronte a me, che sono una persona onesta. Qual è il sistema di potersi levare queste tasse? Prima di tutto è un sistema sempre della burocrazia. Cioè, in poche parole, la politica ha bisogno più di dare le imprese ai cittadini, non pensare solamente ai voti, perché i voti si acquistano, i voti si comprano, i voti si favoriscono, si aprono aziende statali per mettere dentro persone che sono semplicemente messe lì perché danno i voti. Però dopo il costo delle tasse è no, anche l'evasione ce n'è, è enorme, però ci si può aggiustare tutto quanto semplicemente facendo un discorso in cui c'è una cura ben precisa. La cura è mettere delle persone capaci di gestire, scusi che mi esprimo così, che sono capaci di gestire quelli che sono i conti dello Stato, ma anche quelli che sono i politici che vanno a fare i politici in determinati settori. Faccio un esempio: se io metto un ministro dell'agricoltura, devo sapere che sì, è un ministro pratico, un ministro che conosce il mestiere e sa le esigenze, oppure se non le conosce, deve essere talmente umile di dire voglio sentire l'agricoltore, voglio sentire i macellai, voglio sentire i tappezzieri, voglio sentire i cittadini come riescono a vivere con 1200 euro, oppure con 800 euro di disoccupazione. Ma si sono chiesti che questo 800 euro di disoccupazione significa mettere la fame, o le pensioni a 500 euro, ma si sono chiesti che 500 euro non ci fanno manco a pagare le tasse, oggi come oggi, le tasse della luce parlo io. Quindi sono tante cose da rivedere attraverso una qualificazione di quella che è la classe, diciamo, politica. Non che io non ce l'ho con i politici, mancherebbe. Magari cercare di poter fare in modo tale di essere più specializzati. Io per fare un'azienda, adesso è specializzato, se la do un altro che non ne capisce niente, l'azienda me la manda a rotolo. Mi scusi che sono un po' chiaro. Allora sentiamo un attimo però sul tema lattanzi, sentiamo un attimo perché abbiamo sentito il giudizio di Erca, il suo da imprenditore, no, sulla delocalizzazione. Io è chiaro che il riferimento all'aspetto etico lo devo fare, no? Anche se poi non mi aspetto che quando si parla dei quattrini a quei livelli l'etica se ne va a far fottere, scusate il termine. Ma non c'è una qualche capacità giuridica da mettere in campo per cui se io Stato ti ho aiutato in alcuni passaggi della tua vita, eccetera, eccetera, e adesso non, ci deve essere un ritorno in qualche maniera, anche che riconosca questo tipo di condizione, no? Certamente,
Ma guardi, ma giuridicamente quale potrebbe essere la soluzione e se in altri paesi l'hanno adottata, per esempio? Ma intanto siamo anche incostituzionali, perché non dimentichiamo che c'è un articolo della Costituzione, che è l'articolo 53, che ci dice chiaramente che tutti concorrono alla capacità contributiva in base alle proprie sostanze. Okay? Quindi nel concetto, già questo si spiega ai primi anni di diritto che si insegna, il concetto di imposta e di tassa è proprio un'imposizione, ma a fronte a un servizio. Io sentivo parlare prima di pochi servizi, no? Il dottore qui accanto diceva: l'Italia è un paese dove si paga e non ci sono i servizi. A che serve pagare l'imposta e la tassa? No? Noi concorriamo alla spesa pubblica in virtù della nostra capacità contributiva. L'imprenditore lo fa, noi lo facciamo con il nostro lavoro di professionisti autonomi, ma dobbiamo ovviamente avere un servizio, una controprestazione, che purtroppo molte volte non c'è. Quindi io ho avuto modo, ormai sono parecchie volte che mi ospiti, no, in questa, diciamo, trasmissione, ho avuto modo di dire tante volte che la Costituzione veramente sta passando in secondo piano. Mm-hmm. La Costituzione formale sì, esiste, ma la Costituzione materiale, cioè l'applicazione concreta del diritto, è veramente ormai quasi un però sogno, voglio, diciamo, dire, questa, no? Esigenza di andare a colpire, come dire, dal punto di vista della tassazione laddove produci, se lo sta ponendo anche l'Europa, no? Perché riguardo alle grandi multinazionali, penso a Google, a Amazon, cose di questo genere qua, insomma, sapete bene di che cosa stiamo parlando. Sembrerebbe, uso il condizionale, che l'Europa voglia mettere una tassazione pari in tutti i paesi dell'Unione, certo, del 15%, e le paghi laddove hai prodotto il bene, dove hai venduto, dove insomma hai incassato i quattrini. Questa può essere la svolta? Prego, poi Erk. Io poi... volevo intanto accennare alla questione, visto che è stato parlato dell'Eire, dell'Olanda, no? Sì, cioè, dove di Mediaset, di FC Auto. Il problema è questo, che io non è che mi è simpatica l'Europa, tutt'altro, tra virgolette, però faccio presente questa cosa, perché quando vanno a dire magari i politici italiani, no, perché l'Unione Europea dice consente all'Italia di fare questa tassazione qui, poi questi paesi fanno questa tassazione iperagevolata e noi perdiamo le aziende che vanno a pagare i tassi in Olanda, vanno in Eire, eccetera, eccetera. Beh, io la prima cosa che eccepisco su questa cosa qui è che l'Unione Europea dice: guardate, scusate, io non vi voglio dire niente, cara Italia, no? Ma noi vi abbiamo concesso la zona franca in Sardegna, è perché voi non la fate, no? Fate la zona franca lì, poi chiamate queste due aziende, dice: adesso le tasse le venite a pagare sul suolo italiano, in questa zona franca qui, pagate le imposte qui ridotte, non so se ho spiegato la cosa, e abbiamo risolto, perché l'hanno concessa all'Eire e all'Olanda come l'hanno concessa all'Italia. L'Italia invece cosa fa? Invece di attuarla la zona franca in Sardegna, come invece hanno fatto questi paesi che hanno attirato queste grandi aziende, cosa ha fatto? È andata recentemente, no, a chiedere l'approvazione alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo: noi vorremmo introdurre la fatturazione elettronica per tutti i contribuenti forfettari. Cioè, quindi cosa significa? Che l'Agenzia delle Entrate va in una direzione che è completamente opposta. No? Non è quindi il problema dell'Unione Europea, che gli strumenti gliel'ha anche dati paradossalmente, è che l'Italia non li vuole attuare. Perché? Perché va a raschiare un fondo del il fondo del barile, andando a fare la fatturazione elettronica, perché vogliono in qualche maniera andare a recuperare sui piccolissimi, e poi lasciando, tra virgolette, questi grandi gruppi liberi, tra virgolette, ecco, di andare a delocalizzare, a mettere la sede legale all'estero. No, se tu lavori in Italia e produci quindi in Italia, adesso ti metto anche con una tassazione agevolata, perché sei un grande gruppo, no? Io non ho nessun tipo di problema, ma le tasse devi pagare qua. Ecco, allora, io capisco, tra virgolette, la problematica, perché c'è la sede legale qui, è un massacro, perché poi dopo queste grandi aziende, se non hanno poi gli aiuti dello Stato, non ce la fanno nemmeno a pagare le spese del personale. Gli aiuti dello Stato sono vietati dalla Comunità Europea. Appunto, però a maggior ragione dico, gli strumenti ce l'hanno, solo che non li vogliono attuare, questa secondo me è la mia chiedo idea. Però ancora a te poi la stessa domanda a Lattanzi. Ma nel momento in cui la Comunità Europea si pone il problema di dire: mettiamo la tassazione identica dal punto di vista della quantità, no, della percentuale, 15%, a tutte le aziende, le grandi multinazionali, che le
tasse le devono da pagare, scusate il termine, sul territorio dove lavori. Laddove lavori. Sì. Significa che questa esigenza si sente un po' da tutte le parti. Ma sicuramente sì, sicuramente voglio dire, non è che è un discorso sbagliato, soprattutto per Big Tech, che praticamente fanno i maxi profitti e hanno più che raddoppiato il fatturato negli anni della pandemia. Guarda caso, insomma, hanno fatto veramente bingo con questa pandemia. Poi anche le aziende farmaceutiche, adesso tocca anche alle aziende che producono armi, quindi insomma il business è sempre continuo, però il fatto di attuare queste norme poi lo dovrebbero fare loro. Se le armi sono quelle difensive, offensive, altre delle amenità italiane. Sì, però ecco, diciamo che sostanzialmente questa è la problematica, poi bisogna vedere l'attuazione pratica, diciamo, di questa tassazione, come si dice, no? Beh, sarebbe una svolta epocale se questo avvenisse. Sì, però vorrei vedere una classe politica europea che fa questa cosa, quando secondo me influiscono anche sulle nomine, tra virgolette. Ci abbiamo la pubblicità e poi a rientro sentiamo politici. L'opinione di Lattanzi. La pubblicità. La nostra cartoleria in via Francesco Marconi 2, zona Pineta Sacchetti. Offriamo prodotti di cartoleria, cartotecnica, forniture per ufficio e forniture scolastiche. Siamo un punto ricezione pacchi, affiliati .Amazon Upcounter, TNT Point, .Poste e DHL Point. Presso il nostro punto potrete effettuare i vostri resi Amazon con DHL e punto poste. MG 2007 Restauri Edili SRL. Ristrutturazione appartamenti, impianti idraulici ed elettrici, opere di pittura, manutenzione. Via Orazio 31 00 193 Roma. Telefono 338 26 88 132 oppure 338 63 53 321. mg.2007@outlook.it. Ragazzi, venite con me, voglio andare a vedere queste cose. Questo che è? Qui abbiamo il cotechino. Cotechino. Un? Lonzino. Un lonzino, cotechino, marmellata. Da Lattanzi? Sì, da Lattanzi. Oh, questa è tutta roba che la trovi da... Mamma mia, che buono. Ciao, da Lattanzi. Da Lattanzi. Ciao, così mi piace. Adesso scappa, scappa. Ma quanta gente da Lattanzi? Fanno fila piccoli e grandi per imbandire cene e pranzi. C'è chi compra prima, c'è chi compra dopo. Ma quel che conta è che tutto costa poco. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600. Laghetto di Monte Compatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com. Lego Infissi Roma propone infissi innovativi grazie ai quali si può ottenere un elevato isolamento termico e un alto risparmio di energia elettrica e gas. Un elevato isolamento acustico, un maggiore comfort abitativo, eliminando fenomeni come muffa, condensa e umidità. Un innalzamento della sicurezza anti-effrazione, la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali e bonus fiscali con sconti fino al 50%,
In sintesi, 5 punti importantissimi, come le parole che compongono il nostro slogan. La qualità è per sempre. Bene, stavamo parlando della delocalizzazione, non ci dimentichiamo delle due sollecitazioni che sono venute con le domande dei telespettatori, catasto e cuneo fiscale di fatto, ci andremo nell'ultima mezz'oretta di trasmissione. Lattanzi, no, abbiamo molto insistito su questo aspetto della delocalizzazione, lei da imprenditore non si sente un po' frodato, no? Che un collega dice, sai che c'è, ho avuto tanto dall'Italia, come per esempio appunto la Fiat ed altri, però adesso siccome i miei interessi vanno da un'altra parte, io le tasse me le vado a pagare in Olanda, poi ci saranno errori italiani, la politica non sa rispondere adeguatamente, tutto quello che vogliamo. Ma un aspetto etico, proprio non c'ha da essere mai quando parliamo di queste cose. Ma diciamo a livello dell'aspetto etico, se uno nasce in un paese, è bello che continui a vivere nel suo paese, ad aiutare il suo paese. Noi parliamo anche di paesini piccoli che siamo venuti da fuori, abbiamo lasciato spazio ad altri che erano lì e quindi hanno potuto vivere meglio attraverso l'ampiezza, diciamo, dei terreni agricoli più liberi. Ma lo stesso discorso vale anche per quello che è l'Italia. Perché ti senti un pochettino depresso su certi aspetti di tipo giustizia? Il motivo è molto semplice. Quando uno vive in Italia, ha una generazione di migliaia di anni di italiani, no? Ti senti pure un pochettino dentro di te, dici, ho tradito i miei nonni, i miei bisnonni, ho tradito un po' tutto quanto. Sul discorso dell'Italia, quando deve pagare le tasse, come dicevate voi, sul fatto che era un'idea del 15% in tutta Europa, io sarei contentissimo. C'è un motivo, perché non abbiamo più problemi, cioè in Italia finalmente paghiamo il 15% di tassi, quindi non andiamo all'estero. Quelli dell'estero potrebbero venire in Italia per convenienza, faccia capire, però la realtà dei fatti è che le aziende cominciano a crescere, crescendo le aziende crescono anche la ricchezza italiana. Perché? Perché la ricchezza italiana si fa attraverso il sistema commerciale, attraverso il sistema imprenditoriale, cioè più tasse che si pagano, ma anche gli operai che sono di più, anche gli operai che possono spendere di più, anche gli operai che vengono pagati i contributi, anche gli operai che pagano le tasse, quindi è un insieme di cose, più c'è la crescita imprenditoriale e più c'è la crescita della ricchezza italiana in tutti i posti, tutti i paesi del mondo che sono imprenditoriali, guardiamo l'America, sono ricchissimi. Allora il discorso di uno che vive nel paese, su quello aveva fatto bene Trump, poi siete americani, state qui in America, che fate? Sfruttate la situazione a pagare dall'altra parte i 4 soldi e poi venite qui, vendete il prodotto a zero perché non pagate manco le tasse per l'entrata, un altro pochettino, pagate 4 soldi e ha fatto bene ad aumentare, diciamo, la dogana. Cioè in poche parole, dice, se volete venire qui a vendere i prodotti che fate all'estero dovete pagarli molti di più, se no venite qui, qui lavorano i nostri connazionali, qui si prendono i mezzi per poter aprire le aziende e qui si produce la ricchezza. Infatti in poco tempo l'America era diventata di nuovo un bel discorso, diciamo, a livello economico. Questo è una realtà, quindi sarebbe importante che tutta l'Europa si mettesse d'accordo, che non lo fa mai, di tutti il 15, il 20%, facciamo il 20%, però col 20% l'Italia ha solo ed esclusivamente da guadagnare, perché oggi col sistema tassativo italiano scappano via tutti, mi spiego meglio. Tutte le aziende vanno all'estero, tanti devono andare in Romania, tanti devono andare in Bulgaria, tanti devono andare addirittura, diciamo, in altre parti europee sempre, perché si pagano meno tasse. Quelle potranno stare qui da noi, io ne conosco tante, e creare ricchezza. Quindi sono pienamente d'accordo su questo aspetto. Io sono uno di quelli che per l'Italia muore, ce ne stanno altri che per questi muoiono, sono due cose diverse. Però la realtà è dire... guardate, paghiamo tutti uguali le tasse e vedrai che l'Italia diventa potente come una volta. Bene, Lattanzi ha sollevato direttamente e non il problema della giustizia, no? Abbiamo la telefonata e poi torno subito da lei, professore. Pronto? Sì, pronto, buonasera, buon pomeriggio. A lei.
Prego. Senta, sono un vostro telespettatore, complimenti prima cosa per la vostra trasmissione. Grazie. Senta, sono un sottufficiale della Guardia di Finanza in pensione. Mi sono sempre chiesto, nel corso del mio decennale lavoro, il perché di tanta evasione e anche di tanta, come si dice, elusione. Noi siamo, da statistiche, i primi al mondo. Poi, giustamente, il Covid ha dimostrato che senza il nostro sistema sanitario non avremmo retto. Ma senza tasse quel sistema non esisterebbe proprio. Cosa dobbiamo fare? Grazie. Grazie, grazie a lei. Bella domanda. Sì, dice no. Siamo gli evasori, però senza quel sistema sanitario che abbiamo messo in piedi, ma senza tasse non si mantiene. E questa è un'altra delle domande che io mi metto da parte e tratteremo alla fine, perché me l'era, come dire, appuntato dicendo il welfare, come manteniamo il welfare? Però eravamo in un'altra fase, no? Professore, il professor Ercoli, la giustizia quanto pesa? I ritardi, il mancato funzionamento, un funzionamento sbagliato, un funzionamento antiquato, metteteci tutti quanti gli aggettivi che volete, anche quelli meno positivi, no? Ma quanto pesa poi da questo punto di vista, dal punto di vista del lavoro, della ripresa, dell'economia, della certezza dell'imprenditore che magari viene da fuori? Pesa moltissimo, però volevo soltanto fare una piccola considerazione riguardo all'Europa, perché sì. In fondo, vedete, se bisogna anche spendere una parola a favore di questa... Non è poi così madrigna come pensa Patrizio. No, perché vedete, se in fondo qualche stortura viene corretta, è proprio il diritto europeo, il diritto comunitario che le corregge, le nostre storture, perché voi sapete, abbiamo detto tante volte, che il diritto comunitario è superiore alle fonti nazionali, quindi noi comunque dobbiamo rispettare le direttive e i regolamenti, no? Siamo obbligati a fare questo. E ci dobbiamo ricordare, l'ho detto già nelle scorse trasmissioni nelle quali ci siamo visti, che noi siamo un paese che preferiamo essere inadempienti alle direttive purché attuarle, no? Mm-hmm. Invece di attuarle. Dove si pagano le multe, però? Noi paghiamo circa 200-250 mila euro al giorno di inadempimento alle direttive comunitarie, perché il Parlamento non fa in tempo, tra virgolette, a recepirle. Quindi siamo in fortissimo ritardo su questo. Però, guardate, se ci sono delle cose buone, a volte dall'Europa vengono, perché noi, lasciati soli sul piano giuridico, siamo un disastro. Noi abbiamo parlato, scusate se vado fuori tema un attimo, abbiamo parlato di retroattività della legge penale con la spazzacorrotti. Cioè, no? Certo. Quindi che fu quella legge terribile dove la legge penale retroagiva addirittura a fattispecie di reato precedenti. Quindi, guarda, veramente siamo un disastro. Quindi il diritto europeo, tutto sommato, ci dà una mano in questo. Contro la delocalizzazione dobbiamo attuare la riforma della giustizia. Ci sta provando Cartabia, ne abbiamo già parlato nella scorsa trasmissione. Dobbiamo accorciare i tempi del processo civile, non solo di quello penale. Ok, quindi un decreto ingiuntivo notificato al debitore, vanno scorciati i tempi. Allora, però, adesso un esempio sul quale voglio proprio il parere dell'imprenditore, no, di Lattanzi. È un esempio che mi capita di fare spesso quando parliamo di queste cose. C'è un caso classico a Roma dell'ampliamento della via Tiburtina. Lì c'è un'impresa che ha vinto la gara, il secondo ha fatto ricorso, si è stoppato l'intervento, per cui abbiamo vissuto per non so per quanto tempo, credo ultimamente si sia trovata la soluzione, con il cantiere aperto e la via Tiburtina, che doveva essere allargata, si è addirittura ristretta per tutto quel periodo. Però poi alla fine il secondo che ha fatto ricorso, avendo torto, non paga pegno. Allora, c'è qualche cosa che va cambiato, no? Perché cioè, vuoi fare ricorso, ma se per caso c'hai torto, il pegno lo paghi. E forse questo darebbe anche maggiore sicurezza all'impresa che viene qui e dice forse no, è il caso che in Italia possa andare. È una causa, non aspetto 7 anni per avere ragione.
Allora, innanzitutto vanno ridotti i tempi perché l'ingiunzione è lunghissima, noi sappiamo i 40 giorni per opporsi, poi tutti gli avvocati facciamo questo lavoro, tutti fanno un'opposizione di troppi tipo, avvocati forse. Sì, però tutti sono, capito, sanno tutti queste cose. L'opposizione che viene fatta al decreto ingiuntivo è tipicamente dilatoria per allungare i tempi. Tanto l'avvocato lo sa che deve perdere tempo, ti ricordi, l'abbiamo detto tante volte, no? Se io devo pagare, io perdo tempo e questo non lo devi permettere perché va creato sempre un sistema di deterrenza per cui ci deve essere qualcosa a noi sopra che ci spinge a bloccarci, perché noi lasciati soli siamo purtroppo come i bambini delle quindi scuole. Abbiamo bisogno di più Europa, questo è il senso. Abbiamo bisogno di scorciare i tempi tecnici proprio del processo civile. Questo Cartabia, tutto sommato, lo sta facendo. Allora, chiediamo sia a Lattanzi, la domanda è la stessa che poi faremo anche a Erca. Ecco, l'esempio della via di Burtina che ho fatto poco fa, un'impresa, un imprenditore, ma quanto lo sente? Diciamo che è molto molto dannoso perché i danni che si fanno sono enormi, no? Ci sono persone che addirittura hanno chiuso attività completamente e nessuno ha riconosciuto nessun diritto di danni, a meno che non c'è una causa civile che durerà anni e anni e anni, e molti ne approfittano. Guardiamo le case quando sono occupate, tanto sono lì 4-5 anni, poi per cacciarmi via magari seppur arriverà mai un intervento, oppure se non pagano l'affitto casi per 10 anni, 15 anni ti arriva lo sfratto, però se un bambino magari malato, sono d'accordo, ma se si mette ammalato qualcuno all'interno durano anni e anni e anni. Alla fine gli dicono, senti, fai la cortesia, quanto vuoi per andartene? Poi ti trovano in casa rovinata e tutto. Cioè c'è una barzelletta che ne approfitta tutti coloro che vogliono combinare l'illegalità, mentre la persona onesta ormai è rimessa in prigione in un certo senso. Ora, perché diciamo questo aspetto che è particolare? Perché la giustizia è veramente un problema serio per tutti, non solo per gli imprenditori. Faccio un altro esempio ancora più pratico. Allora, parlavamo delle case occupate, parlavamo di quello, ma i costruttori che costruiscono le case, fanno i biglietti lontano, in mezzo un po' alla campagna, mica sono tutti che se le comprano per paura che qualcuno entra dentro casa o le ruba, eccetera, per qualcuno che potrebbe occupare casa e quindi non se la comprano, quindi anche lì fa danni anche all'economia dei costruttori. Ai nostri economie, diciamo, del dettaglio, quindi dei negozi o delle aziende. Faccio un altro esempio come funziona all'estero, in America. Allora, c'era un famoso, c'è tuttora un famoso personaggio che produce tortellini e che doveva aprire uno stabilimento, un mega stabilimento, in America. Sono arrivati al punto di arrivare lì, però a un certo punto questo stabilimento era impedito per l'allungamento di quello che doveva fare da una strada asfaltata. Sono andati a fare la richiesta. 10 giorni ha detto, non vi preoccupate, facciamo la strada più là, voi aprite tranquillamente. Qui in Italia una cosa del genere, non manco se te la do. Cioè, in poche parole, era rana. In poche parole, gli hanno permesso di fare uno stabilimento più grande deviando la strada, allargando la strada in un'altra parte. Vero che lì ci sono delle zone molto comode e molto tranquille, però quando si fanno i lavori lì, si dovrebbe dire, come giustamente anche il nostro penalista sa benissimo, allora, nel contratto c'è scritto, questi sono 30 giorni precisi di fare i lavori. Non li fate, tanto sbarchiamo tutto, e poi perché tutti i danni e tutto quanto. Queste devono essere le basi di un contratto. Tante volte guardiamo su Striscia Notizia, ci sono lavori da 10 anni, 15 anni, 20 anni, conti che non si fanno. Ma quanti danni creano? Quanti problemi creano all'economia delle imprese? Perché questa è la realtà. E poi non si può chiedere la tassa all'impresa quando domenicamente per uno può lavorare. Ci sono tante ingiustizie, però se tu vai lì all'ufficio tasse, come vorranno con me 8 quanto, cioè, beh, non è un problema nostro, fate causa per lì. Ok, andiamo dal giudice, sì, aspettate 20 anni, se tutto va bene, poi potete prendere il tanto offro. Mi scuso che sono un po'... Posso dire? No, è chiarissimo. Allora, Erca, la domanda è la stessa. Ah, prego, sì. No, chiedevo, dottore, no, da noi bisogna sempre far leva sull'apparato sanzionatorio, perché se non metti la sanzione, non... Se c'è la multa, questo forse è tipico nostro proprio, no? La norma che non deve sempre prevedere una sanzione. Quando siamo messi all'angolo, allora noi siamo così, in fondo, e questo è il discorso che faceva. Portare. Allora, io ho fatto l'esempio della via di Burtina, no? Potrei fare una marea di altri esempi.
pensa allo stadio della Roma, se fossi un imprenditore, ma che credibilità ciò che cambia amministrazione, mi cambia tutto. Però accanto a questo poi abbiamo tutta un'altra serie di esempi. Tu conosci bene la realtà di Ostia, no? Ci stanno zone in quella realtà dove per esempio le opere a scomputo, col sottovia, che significa poi non solo creare posti di lavoro, significa che magari ci va un insediamento, ci va un'industria, ci va un'azienda, le opere a scomputo, un signore che è importante nell'attività edilizia della nostra regione, della nostra città, sappiamo che sono le opere da scomputo, quelle opere non le ha fatte, ma nessuno gli ha detto niente. Allora viviamo in una sorta di bolla che francamente tutto questo poi si ripercuote, no, nel bilancio della cosa pubblica. Certo, è una sommatoria. È una sommatoria, no? Com'è possibile da una svolta, è una svolta ancora prima che normativa, anche di tipo culturale proprio, che dobbiamo riguadagnare? Ma sicuramente l'italiano da questo punto di vista deve fare un percorso pure da questo punto di vista, cioè il problema non è la giustizia che non funziona, una serie che non funziona, il problema siamo principalmente noi. Però è chiaro che lì deve essere un lavoro fatto, uno deve prendere l'iniziativa, o i cittadini italiani oppure magari una classe politica che magari sia elevata all'altezza della situazione, che magari spiega chiaramente come stanno le cose agli italiani e quindi in qualche modo cerca di portare un rinnovamento, questo sostanzialmente. Io infatti, parlando con quel signore che ha chiamato il sottufficiale in pensione, gli faccio presente che l'Italia sì è il primo paese con la più alta evasione fiscale, però è anche il primo paese con la più alta tassazione del mondo. Allora, giustamente la prima cosa che dice è, beh certo, perché se c'è l'evasione fiscale le tasse sono alte, no? Se le paghiamo tutti quanti le tasse scendono. Allora io le chiedo, no? Dove stavano i controlli quando hanno fatto le ruberie al sistema sanitario nelle regioni e nelle ASL per 40-50 anni? Dove stavano i controlli? L'hanno fatti? No, non l'hanno fatti. Quindi alla fine è un cane che si morde la coda, bisogna intervenire, diciamo, sicuramente sul discorso tassazione e fare in modo tale di creare i presupposti che gli italiani cominciano a pagare tasse. Come? Bisogna intervenire su tre settori. La prima cosa che va fatta subito un'operazione di stralcio, di rotazione stralcio pesante sui debiti che sono pendenti presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che paralizzano oltre il 50% degli imprenditori in Italia. Quindi fare uno stralcio diciamo bello pesante, non quella all'acqua di rose di cui parlava Salvini per l'anno 2018-2019 per le cartelline esattoriali, perché bisogna concentrarsi sui grandi evasori. Quindi ha dato l'appellativo di piccoli evasori a tutti quelli che hanno le cartelle più piccole, quando invece gli italiani non le pagano perché stanno veramente in uno stato di indigenza, cioè, di difficoltà, no? L'ha chiesto per il 2018, per il 2019, non per il 2020 che è l'anno del Covid e che stavano chiuse le aziende che non potevano pagare, continuano, no? Quindi la prima cosa è fare la riforma lì, diciamo, con tre insieme vanno fatte queste riforme. La prima sulla riscossione dei tributi, la seconda sull'abbattimento delle imposte al 15%, e lì bisogna fare una modifica costituzionale dicendo che il sistema italiano è progressivo, ma per quanto riguarda l'attività di impresa, visto che c'è il rischio di impresa, deve essere proporzionale e non deve superare il tetto del 15%, messo in Costituzione. E la terza riforma che va fatta, la prima, la seconda e la terza, è quella di introdurre un nuovo sistema penale tributario dove se tu non paghi queste imposte ridotte, non le paghi, si fanno delle norme penali dove ci deve stare l'arresto. Al Capone? L'arresto perché praticamente cioè, tu non puoi non pagare il 15%. Poi è anche facile risolvere anche il problema della riscossione, perché questo 15% che si può fare tranquillamente, si può fare addirittura come? Con un accordo con le banche, dove quando arrivano, tra virgolette, diciamo gli incassi del fatturato, vengono trattenuti automaticamente dalla banca che sono nel 15% allo Stato. Quindi abbiamo praticamente un gettito tributario garantito per 12 mesi.
Allora, non c'è volontà politica di risolvere questa cosa, la verità è questa. La mia battuta di Al Capone qual era quella che non mai condannato per tutti gli omicidi che aveva fatto va in galera perché non paga le tasse. Ah. No? Sono d'accordo, se posso... Prego, prego. Un attimo, sono d'accordo pienamente con il dottor Erca perché inasprendo... Io purtroppo sono di questo parere. Il livello sanzionatorio, essendo anche un avvocato penalista, il sistema sanzionatorio va potenziato perché se c'è la paura della sanzione penale, non civile, perché il civile non assolutamente, purtroppo nessuno ha paura dell'aspetto civile, ma l'aspetto penale, punendo con il carcere, sanzionando con il carcere, allora il comportamento sicuramente cambia. I reati tributari vanno puniti in modo maggiore. Con l'abbattimento, come ho detto, delle imposte deve essere messo al 15% e deve essere messo in nella Costituzione, che non è che arriva una coalizione politica nuova e aumenta le imposte. No, il tetto è quello, è costituzionale, non lo puoi superare. Allora è giustificata allora una sanzione penale anche importante, tra virgolette, perché comunque dice guarda, non c'hai nessuna, come si dice, giustificazione perché cioè, non hai pagato nemmeno il 15, non so se e comunque questa cosa deve essere legata al fatto che va liberata quella metà Italia che guarda caso sono commercianti e imprenditori che hanno problemi con l'agenzia di entrate e riscossione, che vanno rimessi nel circuito economico facendogli uno straccio forte delle cartelle, al di là delle cartelle piccole e cartelle grandi, va fatta un'operazione completa. Ecco, da questo punto di vista, e ripeto, il sistema sanzionatorio penale deve essere legato alla riforma, cioè all'abbattimento. Dice, io adesso ve la butto giù, mi fido di voi, ma chi sbaglia paga. E ovviamente, per quanto riguarda il progresso, vi metto in condizioni, ovviamente, riforma della, diciamo, con la rottamazione, con uno straccio fortissimo, di pagare queste somme, al di là della necessità di riscossione. Di metterla a 10, a 15, a 20 anni, non so se è riuscito, abbattendo anche all'85% il debito tributario, per quale motivo? Perché per fare questa riforma va fatta una manovra finanziaria a debito, col debito pubblico, è un debito buono, quindi praticamente quando vedono, tra virgolette, gli investitori esteri che tu fai questa operazione è perché vuoi abbassare il carico fiscale in Italia e lo metti nella Costituzione, verranno qui a investire tutti quanti. Perché sanno che se cambia maggioranza politica non possono aumentare le tasse. Scusami Patrizia, questo oggi si può fare perché non c'è più, almeno in questa fase, quelle obbligatorietà che ti dà l'Europa. Si può fare perché ci sarebbe la maggioranza politica del 90% in Parlamento, ma fanno tutt'altro perché le decisioni non le prendono in Italia. Allora, io vorrei trattare brevissimamente anche un altro aspetto e poi andiamo alle tre risposte che ci hanno sollecitato con le telefonate. Però quanto c'è da necessità di recuperare dal punto di vista culturale? No? Perché noi siamo un po' il paese, beh, quello non paga, è un dritto. E quindi invece incominciamo a dire che è un mio nemico, è un mio avversario, perché questo poi non mi consente di mantenere tutto un tipo di impalcatura. C'è da riguadagnare, partiamo da Lattanzi, anche un aspetto proprio culturale dentro noi stessi, da insegnare dalle scuole. Ma diciamo lì le scuole sarebbe da rinnovare tutto quanto di nuovo. Eravamo noi negli anni 63, cosiddetti 62, c'era tutta una cultura diversa di rispetto. Facciamo un esempio pratico, a scuola ci si alzava in piedi quando entravano i professori, c'era rispetto per l'autorità, c'era rispetto continuamente che è andato man mano completamente annullandosi, oggi non c'è rispetto per niente, poi chiamano fuori i carabinieri che gli sputano in faccia, li trattano in male modo, quando una volta vedevi un vestito dei carabinieri avevi paura, ma lo stesso dicasi per lo Stato italiano, quindi c'è una mancanza totale del rispetto di quello che è l'autorità, mancante proprio totalmente attraverso il sistema educativo italiano, ma non solo italiano, ma anche un pochettino occidentale. Mancando questo, non c'è problemi, diciamo altro, chi se ne importa, tanto mi puniscono. Una volta, scusate che vado su questa situazione, una volta due schiaffoni il padre li poteva dare, o il professore una bottarella sulla mano la poteva dare, adesso guai, ci sono denunce contro denunce. Però non mi pare che ci abbia fatto male niente, abbiamo fatto azienda, abbiamo fatto l'Italia, questa è la realtà di fatto. Con quei sistemi lì ben vengano, visto che abbiamo fatto in Italia che c'era una moralità negli anni 70 che è totalmente diversa da quella che abbiamo oggi. Oggi c'è uno sfacelo totale sia della famiglia sia del sistema di rispetto verso le istituzioni. E se manca questa base, questa educazione, tante volte io dico mezzi informazioni, le televisioni, quelle che siano, ma ti imparano ad essere maleducati.
ti imparano a non rispettare nessuno, ti imparano solamente a dire parolacce, a dirli uno contro l'altro. Questo non è il sistema di cambiare l'Italia, è il sistema da affossarla in tutti i sensi. Ti fanno vedere quello dritto che fa come gli pare, quello stupido che sta lì a lavorare, invece quell'altro magari fa la bella vita perché ha rubato questo, ha rubato quello. Questo significa istigare alla violenza sotto un aspetto diverso, istigare a quello che non significa allora, rubare. Anzi, io gli chiedo scusa, ma lo sa meglio di me, ci abbiamo una pausa pubblicitaria. No, pubblicità. Lego Infissi Roma propone infissi innovativi grazie ai quali si può ottenere un elevato isolamento termico e un alto risparmio di energia elettrica e gas, un elevato isolamento acustico, un maggiore comfort abitativo eliminando fenomeni come muffa, condensa e umidità. Innalzamento della sicurezza anti-effrazione, la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali e bonus fiscali con sconti fino al 50%. In sintesi, 5 punti importantissimi, come le parole che compongono il nostro slogan: la qualità è per sempre. MG 2007 Restauri Edili SRL. Ristrutturazione appartamenti, impianti idraulici ed elettrici, opere di pittura, manutenzione. Via Orazio 31 00 193 Roma. Telefono 338 26 88 132 oppure 338 63 53 321. mg.2007@outlook.it. Questa è la vera arma contro il Covid. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Montecompatri. Telefono 06 94 76 055. www.antica-norcineria.com. La nostra cartoleria è in via Francesco Marconi 2, zona Pineta Sacchetti. Offriamo prodotti di cartoleria, cartotecnica, forniture per ufficio e forniture scolastiche. Siamo un punto ricezione pacchi, affiliati .Amazon Upcounter, TNT Point, .Poste e DHL Point. Presso il nostro punto potrete effettuare i vostri resi Amazon con DHL e punto poste. Bene, siamo nell'onda dell'ultimo quarto d'ora, ci sono rimaste delle risposte da dare, sono tre essenzialmente. La prima che ci ha posto un telespettatore: la riforma del catasto è una sorta di finta patrimoniale? Prego. In parte. Vediamo un po' come si svilupperà, insomma, con la delega fiscale, vediamo un pochino. Prego. No, l'ho pure accennato, tra virgolette, ho approfondito un po' la questione, vedendo che vogliono introdurre, di inserire
nei dati catastali anche il valore di mercato, non più il valore catastale, quindi calcolando l'IMU sul valore di mercato, chi lo deciderà poi questo valore di mercato? L'Agenzia delle Entrate, ecco. Del territorio, quindi loro decideranno il valore di mercato di questo bene su cui poi si applicherà l'IMU. Ecco, però rispetto a quello che sta dicendo adesso Erca, no? Se il valore sarà triplo, quello di mercato, sarà... non è quello della rendita che mi dà quel bene, certo. Quando Draghi dice non è vero che ci sarà un aumento, ci sarà, sì. Noto una contraddizione, con tutto rispetto per Draghi, mi sbaglio io oppure è così? No, ci sarà un aumento. Loro sanno perfettamente dove andare a prendere, quello è il futuro, perché loro sanno che lì possono, con una patrimoniale di questo tipo qui, potranno prendere le tasse ogni anno, perché ormai si sono resi conto che hanno capito che non riescono a recuperare questa evasione fiscale anche con la digitalizzazione, quello che pensano. Invece loro puntano su quello, perché alla fine, paradossalmente, leggevo che mentre il reddito complessivo sono 1.200 miliardi all'anno tra stipendi e pensioni, quello che interessa a loro è la ricchezza degli italiani, che sono immobili, strumenti finanziari, che arriva praticamente quasi a 10.000 miliardi, 8,4 volte il reddito che percepiscono gli italiani. Quindi loro, secondo me, puntano molto su questa cosa qua. Come? E il fatto della questione dell'IMU fatta sul valore dei fabbricati, cioè sul valore di mercato, lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate. La cosa curiosa sarà quando ci saranno periodi magari anche di recessione, come si sta verificando, perché vi ricordate un po' dei mesi fa, no? Cioè, il PIL è in salita, è in crescita, adesso sta andando a picco, l'inflazione sta aumentando, a settembre arriveremo a livelli molto alti. Io già in 2 mesi, solo perché, come tu sai, tra virgolette, sono, vedo ho molti contatti di lavoro in Brasile. Abbiamo una telefonata e questa è una trasmissione prima ai cittadini. Certo, assolutamente. Senta, pronto? Pronto, buongiorno, sono Marco. Volevo fare una domanda, cioè uno spunto di riflessione legato al tema Europa. Cioè, tenendo presente la situazione attuale tra la pandemia e la guerra, potrebbe essere utile forse considerare l'opportunità, se non addirittura la necessità di un po' più di Europa, cioè non solo di una politica estera europea unica, una politica estera UE, ma anche valutare per fare un salto di qualità dal punto di vista dell'armonizzazione della normativa legata alla tassazione, visto che ormai i controlli sulle politiche di bilancio operati dall'Unione Europea sui singoli stati sono abbastanza, diciamo, serrati. Ecco, volevo una considerazione da parte vostra su questo. Grazie, 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 grazie. Era una domanda che dovevo farci all'inizio, perché veramente apre tutto uno spaccato. Se ho capito bene, il telespettatore dice: oramai siamo in Europa, non ne possiamo fare a meno. Io ne sono anche convinto, quindi quello che penso io però conta poco. C'è tutto un tipo di necessità, si sta andando forse verso l'esercito europeo, forse verso una politica estera unica, e la guerra in qualche maniera ce lo impone. Il Covid ci ha detto alcune cose. Quando e come sarà possibile arrivare, se ho capito la domanda, a una politica sulle tassazioni che sia europea? Allora, ce lo lasciamo come ultimo argomento, allora andiamo velocemente sulle altre cose. Quindi la riforma del catasto ha questo tipo di preoccupazioni, che ne dica Draghi, se ho capito bene. Cuneo fiscale. Il settore, il problema sarà quando questi valori di mercato che dice l'Agenzia delle Entrate scendono, cioè, che farà l'Agenzia delle Entrate? Se io ho un appartamento, così incassa di meno. Se la io mia ho è un questa. Appartamento, mi dà 100 euro di rendita, quella deve essere tassata, e no, il valore che si sta a Piazza di Spagna è dall'altra parte, perché quello è mutevole. Non solo, ma chi lo decide? Lì il problema poi, no? Perché non dovrebbe essere l'Agenzia delle Entrate. Prego. Abbiamo poco tempo. Dovrebbe essere una commissione composta cuneo fiscale. Una delle proposte del governo, se ho capito bene, è quella di dire abbassiamo il cuneo fiscale e questo beneficio lo diamo a imprese o lavoratori, o divisi a metà, o più a uno o più all'altro.
Prego. Bella domanda. Io faccio belle domande. Molto. Ma quello fiscale va diciamo ridotto, perché non posso prendere 1.500 Significa che quella tassazione 3.000. Che pesa sul lavoro viene meno. Viene meno. Quindi diamo di più in busta paga, in qualche modo, indirettamente più in busta paga al lavoratore, ma anche all'impresa? Oppure va divisa equamente? Io direi, mi permetto, prego, alcuna, io farei in modo tale che che i contributi che paga, cioè un'azienda che, faccio un'ipotesi così capisci bene te il settatore, allora c'è un SRL che produce un reddito di 100.000 euro, c'ha 0 dipendenti perché magari fa attività solo di consulenza, ok? Solo il socio amministratore unico fa consulenza, 100.000 euro, paga le imposte. Secondo me questa azienda è diversa da un'altra SRL che fa un reddito di 100.000 euro e magari ha 15 dipendenti. Cioè, secondo me è pure ingiusta la tassazione, anche proporzionale, con tutte e due le aziende. Quella che non ha dipendenti, che guadagna 100.000 euro, la stessa azienda con 10 dipendenti incassa e guadagna 100.000 euro, secondo me la tassazione dovrebbe essere diversa. Perché la seconda impresa, quella con dipendenti, è un'impresa socialmente utile. Quindi servirebbe... Mi chiedo scusa, una risposta velocissima, lo chiedo a tutti. Voglio arrivare al punto e volevo finire. Prego. Quindi cosa bisognerebbe fare in quel caso? Che l'azienda che c'ha dipendenti, i contributi che paga, sarebbe sufficiente che gli riconoscono il credito d'imposta su quello che pagano, in modo tale così non versano, cioè possono compensare l'IVA, possono pagare queste imposte qua. Beneficio e loro l'assumono il personale, perché sanno che pagano meno tasse. È un beneficio nella busta paga? È un beneficio nella busta ma paga? Sicuramente sì, però mettere pure un obbligo per spenderli, perché tra virgolette mi permetto, no? Quelli che sono diventati nuovi ricchi nella pandemia sono i dipendenti pubblici che non hanno speso perché stavano a casa e poi hanno lavorato in smart working, perché quando invece andavano a lavorare in ufficio, no? Uscivano, magari facevano la colazione la mattina, poi spendevano 8-10 euro per il pranzo e tutta l'economia si muoveva. Invece, abbiamo pochi minuti. Okay. Partendo da Tanzi, c'è stata una domanda che dice, in fondo, il pagamento delle tasse ci ha consentito di mantenere un sistema sanitario che è stato tra i migliori del mondo, l'ha dimostrato anche nel Covid. Questo ci porta a dire come salviamo il welfare, lo stato sociale di questo paese, perché voglio dire, non è che possiamo salvarlo stampando più moneta, no? Dobbiamo mettere in moto un meccanismo rispetto al quale lo Stato funziona. E da questo punto di vista faccio un esempio e chiudo velocissimamente. Ripeto sempre, in Germania, da tanto discussa Germania, c'è un sistema di welfare straordinario, perché i sindacati però hanno detto noi rinunciamo a 2 giornate al mese e quell'incasso va a favore dello Stato sociale. E abbiamo esempi nel quale nella Volkswagen il sindacato sta nel Consiglio d'amministrazione. Che ne pensa Lattanzi? Le chiedo proprio una risposta veloce. Veramente con quello che hanno fatto in Germania, perché come siamo qui in Italia, veramente a livello sanitario va benissimo, veramente è un discorso che aiuta tutta la popolazione, infatti siamo anche più longevi in tutta Europa, proprio anche per questo sistema sanitario senz'altro sarà molto utile. Però la realtà è giusto come fanno in Germania. Ovviamente tutti quanti usufruiscono del servizio sanitario, sia i dipendenti, sia coloro che sono gli imprenditori. E tutti quanti hanno bisogno di dare una mano a questo servizio che noi approfittiamo e che abbiamo. Poi ci sono quelli ovviamente che sono malati continuamente, sarà una spesa, non è quello il problema. Però la realtà, come dire, un qualche cosa che venga tralasciato sulla busta paga o sull'alto delle tasse, come riparliamo prima delle tasse, queste vanno per il servizio sanitario. Lo stesso all'operaio o al collaboratore o al dirigente. Queste vanno per il servizio sanitario. E io sono d'accordo, sa perché? Perché a quel punto il servizio sanitario dovrà essere più controllato per forza, perché sono soldi di ogni contribuente diretti. La ringrazio. Andiamo di corsa, ci abbiamo un'altra domanda, che era quella ultima proprio, che secondo me è una domanda centrale, e poi c'era un'ultimissima per Lattanzi. Sollecitava l'ultimo telespettatore dicendo non servirebbe più Europa, parliamo tanto, no? Militare, politica estera, cioè, ma anche una parità di politiche fiscali che sia uguale in tutta l'Unione? Sì, è lo scopo del trattato istitutivo, poi l'armonizzazione, no? Il libero scambio di merci, servizi e capitali, ma anche appunto l'armonizzazione delle normative. Questo pian piano, insomma, ci si arriva, sulla parte fiscale ci si arriverà sicuramente, anche dell'esercito poi chiaramente. Prego.
Penso che sarà di difficilissima attuazione perché gli interessi nazionali della Francia e della Germania vanno in senso contrario. Lo spiego per quale motivo, perché non è mai stato istituito il decreto ingiuntivo europeo, cioè praticamente non l'hanno mai fatto. Per quale motivo? Perché non vogliono assolutamente Francia e Germania che il fisco italiano va a pignorare in Francia e in Germania per le imposte non pagate in Italia. Mi raccomando, guardate, voi non mettete le mani dentro il nostro portafoglio. Ti chiedo, quindi però la tassazione in Europa così... Secondo me, fatemi fare quello che ragiona in positivo. Ma il Covid e la guerra non ci stanno dicendo che tutte queste divisioni, queste preoccupazioni, queste delimitazioni, eccetera, alla fine non servono a nulla e quindi di necessità virtù ci si arriverà per forza? Questo staremo a vedere per quanto riguarda la questione dell'esercito unico. Poi metteranno un'imposta europea su questo, perché tanto lo fanno. Penso che anche una grande parte dei soldi del PNRR rispenderanno per l'esercito unico europeo. Questo è poco ma sicuro. La Germania l'armonizzazione fiscale, secondo me, lì il problema grosso è il decreto ingiuntivo europeo, perché non vogliono farsi... Basta solo vedere in Germania che hanno fatto, cioè una procura giù in Calabria ha fatto un sequestro di beni a dei imprenditori calabresi giù in Germania con il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Sì. E la Germania ha detto: guardate, questo è un reato non contemplato nel nostro ordinamento, voi non toccate nessun bene di questi italiani che hanno investito nell'Europa orientale. Quindi non gli ha fatto toccare nulla, gli hanno rimandato indietro il decreto. Quindi, voglio dire, la riforma fiscale, diciamo, non può però essere non legata a questa cosa qua. Al giurista, molte volte poi le leggi arrivano perché maiora premunt, no? Sì. E quindi di fronte alla guerra, eccetera, quanti ripensamenti. La Germania che aveva in Costituzione che non si doveva più riarmare, eccetera, eccetera. Sta robetta qui gli ha detto che spenderanno 100 miliardi in un anno, mi pare, per riarmarsi. Quindi poi quando ci stanno delle necessità bisogna cambiare pure il giudizio, o no? Esattamente. O almeno speriamo. Una possibilità la do, se vuoi. Prego. Posso dire. Forse potrebbe esserci veramente una armonizzazione, tra virgolette, europea, solo a una condizione. Se ci sarà un default di tutti gli stati europei con questa guerra che vanno tutti quanti in default, allora dice ok, ripartiamo da zero qui, resettiamo tutto, no? Allora forse riescono a farlo, ma oggi così come stanno la Germania non ha nessuna intenzione, facendo tutti gli scongiuri d'uso perché non ci siamo vicini, però. Non ha nessuna intenzione di dividere la propria ricchezza con gli altri paesi. Allora, e la stessa cosa vale per la Francia. Abbiamo pochi minuti, facciamo chiudere Lattanzi da dove siamo partiti, no? Perché ecco, a me fa piacere parlare proprio di che cosa, di chi non, con la famiglia si inventa un'azienda che dà lavoro a 300, a 300 persone. No? Ricreiamo quel clima. Abbiamo appena 2 minuti, Lattanzi. Però poi come si trasforma un operatore del suo settore a diventare editore televisivo? Questa è una bella domanda. Bella domanda. Volevo semplicemente dire un aspetto importante. Un imprenditore normalmente fa più di un'attività. Può essere un salificio, può essere un editore televisivo, può essere un costruttore, però prende sempre più di qualche attività, ovviamente. E questo è successo anche con me. Cioè, quando ho iniziato io a fare televisione, ho iniziato con la pubblicità televisiva. Quindi, 25 anni fa, ho cominciato a fare pubblicità televisiva. Poi, entrando nei meandri della televisione, che detto tra noi è molto più semplificata di quello che è il nostro mestiere, perché è molto più complicato, è più semplice, perché in fin di conti inventare uno spettacolo, fare venire delle persone, fare spettacoli di successo come 91 minuto, che noi avevamo un seguito enorme, o i Tulipani di Seta Nera, che a livello internazionale ormai è tutto il mondo, diciamo, abbiamo il film che arriva a tutto il mondo per i concorsi di Tulipani di Seta Nera, eccetera. Tutto questo qui è venuto fuori sotto l'aspetto di andare a fare questa pubblicità. E mi sono innamorato di quello che è il discorso, ho visto come funzionava un po' all'inizio, poi mi sono introdotto e piano piano, insomma, eccomi qua. Questo è stato sempre. L'unica cosa che ho sempre pensato è fare trasmissioni di qualità. Se voi vedete nella mia televisione non potrete mai vedere uno sconcio di parolaccia, non potrete mai vedere un nudo, non potrete mai vedere otto scene o roba del genere. E questo
ci sta dando successo. E infatti allora, sono stati problemi. Da imprenditore televisivo sa benissimo che la regia mi ha detto che il tempo è finito, quindi il canale ci chiude e ci... A presto, grazie di essere intervenuto, grazie al dottor Erca, grazie al nostro professore che peraltro inizierà una rubrica nel giro di un mese nello sportello del diritto. Lo sportello del diritto. Grazie, grazie a tutti, dottore, grazie per l'invito. Ci vediamo domani, a presto.